Voglio godermi la scena. Almeno ti sto simpatica. Perché? Non mi sono dedicata alle amicizie e alle relazioni per potermi concentrare sullo studio. Ho sempre pensato che ci sarebbe stato tutto il tempo. Ma adesso che vorrei avere entrambe, non trovo neanche uno straccio di uomo per questa serata. Se non sono capace di instaurare relazioni nella mia vita personale, come posso farlo con i pazienti? Sii sincera con lei, ma se devi scegliere fra la brutale verità e la speranza, scegli la speranza. È entrato in coma. Pensiamo che sia un tumore cerebrale e lei dovrebbe autorizzarci a iniziare la cura. Viste le sue condizioni attuali, il rischio... Significa che potrebbe morire. È possibile. Ma c'è qualche speranza. Può sentirmi? Dicono che le persone in coma siano in grado di sentire. Certe volte, ma l'udito di suo marito... perfetto. Non volevo dire quelle cose orribili. Mi dispiace tanto. Ti amo, Bert. Ti ho sempre amato. Anch'io ti ho tenuto nascosto un segreto. Stavo per dirtelo al ristorante, ma sei stato male. Allora ho voluto aspettare che stessi meglio. Avremo un bambino, tesoro. Tu diventerai papà.